Riprende la stagione dello spazio espositivo dello Sporting Beach e lo fa con un artista di caratura nazionale ed internazionale. Carlo Cecchi presenta infatti Mattinè. Cosa possiamo vedere in questo allestimento? Io amo il disegno. Il disegno è probabilmente, secondo me, è l'espressione, è il linguaggio più moderno che esista, oltre che il più antico, quindi come tale è il più moderno, perché il disegno è la mano, è la temperatura del corpo. Quando si disegna c'è di mezzo tutto. Vogliamo vedere qualcosina qui da vicino. Questi sono... Questi sono dei disegni, tecniche miste, dove ci sono elementi, diciamo, di vari linguaggi. In particolare questi due sono, come vedi, ci sono degli elementi che apparentemente possono essere astratti. Poi ci sono invece degli altri elementi che sono delle figurazioni, in particolare sono dei morsetti, sono degli elementi di artigiani. Elementi di meccanici. Siamo orgogliosissimi di avere un artista di questo peso nell'ambito della pittura nazionale e internazionale. La mostra ha un solo dipinto a olio, che è l'immagine della mostra, è un veliero giallo di sole su questo fondo nero e infatti il dipinto si chiama Giallo Mare. Ma la cosa importante di questa mostra che Carlo Cecchi, il maestro Cecchi, ci regala una mostra fatta di opere tutte inedite, mai viste prima, mai esposte prima, sono proprio fresche, uscite da pochissimo dal suo studio. Io sono un vecchio amico, tifoso e collezionista di Carlo Cecchi. Ho anche curato un catalogo per esempio di una mostra che ha fatto ad Ancona e quindi seguo e apprezzo il suo lavoro e ne ammiro molto la cifra onirica. Si chiude la stagione balneare e si riapre quella artistica con un appuntamento poi davvero sopra le righe. Beh, da una stagione all'altra per l'appunto, è un grande piacere aprire nuovamente le porte a questa stagione invernale dedicata come lo scorso anno all'arte e a sottolineare alcune delle nostre vedute, insomma, ripartire un po' dalla cultura sicuramente è un momento importante per noi. I disegni di un grande artista che hanno aperto quella che si preannuncia una grande stagione. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabelli.